variabili. Una è il carico idraulico, nella sua forma generalizzata, che contiene anche le pressioni osmotiche, se vogliamo, o contiene anche la parte di pressione e di sustione dovuta alla capillarità. E abbiamo il contenuto d'acqua del suolo. Esiste una relazione tra contenuto d'acqua del suolo e questi termini di pressione? E se esiste, qual è questo tipo di relazione? E questo è l'obiettivo che ci poniamo qui. Allora, vi ho detto che il carico idraulico dovuto al fatto che il suolo non è saturo è una funzione del contenuto d'acqua del suolo. Andiamo però a vedere come è fatto il contenuto d'acqua del suolo. Normalmente, se questi sono dei grani, in questo caso deve essere per forza una sabbia, quello che si viene a formare all'interno del suolo sono, in condizioni insature, sono delle zone in cui c'è acqua, delle zone in cui c'è il gas, e la separazione è data da una superficie curva che presenta dei menischi. La curvatura di quei menischi è legata attraverso la legge di Young-Laplace alla pressione che si misura all'interno della parte liquida. La legge di Young-Laplace è quella che vedete disegnata, scritta in alto a destra, e risponde ad un esperimento relativamente semplice, che non è semplice da realizzare. Se noi prendiamo una bacinella d'acqua, la bacinella in condizioni idrostatiche, la bacinella naturalmente è disposta con una superficie orizzontale rispetto al piano ortogonale al piano della direzione della gravità, e sopra la bacinella naturalmente ci sarà la pressione atmosferica piccola che noi poniamo a zero. Se noi inseriamo nella bacinella un tubo sottile, quello che si chiama un capillare, l'acqua risale all'interno del tubo e si va a porre in una situazione di equilibrio che è quella che vedete disegnata in questo caso. Che cosa significa? Beh, se qui la pressione è zero, voi sapete che qui la pressione dovrebbe essere quanto? Beh, qui è maggiore di zero, quanto che qui cresce è rho g h. Qui sarà di nuovo negativo, decrescerà anche qui dentro, perché la pressione da qui a qui sarà, rho g h, qui ho chiamato h questa quantità qua. Se voi misurate la pressione qui e la misurate qua, qui sotto sarà più grande di rho g h rispetto a quella che è qua. Quindi significa che qui in alto è meno rho g h se qui è zero sulla superficie. Allora, ripetiamo. Qui è zero. In condizioni idrostatiche la pressione cresce come rho g per il delta della quota. Quindi la pressione per un punto posto appena sotto il menisco qui e qui c'è una differenza di pressione rho g h. E qui, per esempio, se questo è un altro h, qui sarà 2 rho g h. Però il nostro valore di riferimento è 0, quindi qui il valore di pressione in alto qui sarà meno rho g h. Quindi all'interno del tubo capillare si dice si formano delle pressioni negative. Questo è rappresentato anche dal fatto che il menisco qui è rivolto verso il basso. Lo potete pensare idealmente come una pelle di tamburo. Sopra c'è una pressione. Quant'è la pressione? Qua la pressione grosso modo sarà zero anche qua, d'accordo? Non è vero che è zero, perché anche lì, perché la colonna di aria in condizioni statiche sarà almeno rho g a, rho dell'aria, g h, lì.
però la pressione che c'è sopra il menisco è superiore alla pressione che è all'interno del liquido, come se voi premeste un tamburo con la pressione, ne tendete la pelle verso il basso, tendendo la pelle si accumula una forza elastica sulla superficie della pelle del tamburo e questa contrasta la pressione in più che voi fate. Così qui il fatto che il menisco sia messo in questo modo significa che c'è una forza in più verso il lato data dalla pressione rispetto alla pressione che è interna al liquido, che è contrastata dalla superficie, dall'energia contenuta nella superficie del liquido. La legge di Young Laplace dice peraltro la stessa cosa in una forma diversa. Mi dice che la pressione dell'acqua qui è uguale a meno due volte gamma, che è la forza per unità di superficie, compresa della superficie, coseno di teta, dove il teta qui non c'entra niente con il teta di prima, ma è semplicemente l'angolo che si viene a formare tra il raggio di tra la curvatura della superficie e il menisco, e R è il raggio del tubo capillare. Questa è la ragione, se vogliamo, la spiegazione della capillarità. Questo è quello che succede peraltro all'interno dei suoli. I suoli noi li vediamo come un insieme di tubi capillari. In prima approssimazione tutto quello che faremo, anzi proprio sarà proprio come un passo di tubi capillari che interagiscono in maniera debole fra di loro, li potremmo considerare come tanti tubi capillari separati di dimensione diversa, e questo poi ci darà la forma anche l'espressione delle curve di ritenzione idrica in realtà. E quindi in questo modo siamo in grado di calcolare qual è la relazione fra contenuto d'acqua e sistema. Ma intanto andiamo a vedere le cose. L'acqua che si trova all'interno delle parti tra i grani, separata appunto da questi menischi curvi, si chiama acqua interstiziale. Qui, per effetto della capillarità, e voi lo vedete perché il menisco è curvo verso l'interno dell'acqua, la pressione all'interno dell'acqua è minore della pressione al di fuori. Questo fa sì che si manifesti una tensione tra i grani che sono tenuti insieme e che ha degli effetti importanti sulla stabilità, per esempio, dei non si abbatta così. Eccolo qua il nostro suolo. Un altro esperimento che possiamo fare è mettiamo una bacinella con del suolo inizialmente privo di acqua a sinistra, e a destra mettiamo invece una bacinella di acqua e lasciamo che l'acqua penetri nel suolo. Vediamo che quest'acqua si va a sistemare su tutta la colonna di suolo anche a diverse altezze, quindi agisce una forza che noi identifichiamo con le forze capillari. Dal punto di vista macroscopico diciamo che agisce l'assunzione, cioè quel tipo di gradiente di che ho tentato di introdurre in maniera diversa prima. Una versione semplificata del sistema è quella che possiamo costituire in un tubo capillare. Per esempio, qui mettiamo un suolo più fine da una parte e un suolo più grossolano da quell'altra. La situazione all'interfaccia è questa: nel suolo più grossolano sono ammessi dei menischi più grandi con un raggio di curvatura
curvatura più grande, e nel suolo di struttura più fine sono ammessi dei menischi di struttura più fine. Quant'è la pressione che si misura qua giusto all'interno del sistema? Beh, è data sempre dalla legge di Young-Laplace, che è inversamente proporzionale al raggio. Questo termine di proporzionalità qui ha dei nomi diversi, ma non cambia nulla. Quindi la forza, la pressione qui è più negativa che qua. Questa situazione quindi non è una situazione di equilibrio, in questa situazione di disequilibrio l'acqua si sposta da destra verso sinistra. La situazione di equilibrio è quella che vedete dipinta qui, in cui tutta l'acqua va dentro il tubo capillare. Ok. Cosa succede se la colonna invece di essere orizzontale è verticale? In particolare, noi adesso la colonna che prima era orizzontale la giriamo di 90 gradi. Allora, prima la situazione di equilibrio era questa, il punto dentro nel tubo capillare, ma qui adesso agisce una nuova forza, che è la forza di gravità. Quindi la forza di gravità compensa parzialmente qui la forza capillare, e la situazione di equilibrio quindi è qui, con un certo raggio di curvatura, in modo tale che il nostro sistema è equilibrato. Questo è quello che succede dentro dei suoli, salvo che non abbiamo solo tubi capillari, ne abbiamo 100.000 di distribuzione. Quale? Avrà una certa distribuzione. Questa distribuzione possibilmente sarà legata alla tessitura del suolo, perché la tessitura mi dice, mi dà un'informazione sulla natura dei grani, però indirettamente mi dà anche un'informazione sulla natura dei poli. Quindi la tessitura in qualche modo mi dirà la distribuzione dei poli, mi darà anche la distribuzione, cioè la distribuzione dei grani mi darà la distribuzione dei poli. Tutto alla scala di Darcy. Noi vediamo tutto alla scala di Darcy, almeno 10 cm. I nostri punti, la legge di Darcy, il punto della legge della legge di Darcy è un punto ciccione. Ah, non è un atomo. Quanto è grande? Beh, varia, può variare. Qua c'è anche 10, un volumetro di 10 per 10 cm, cioè una grandezza assolutamente macroscopica. Quello che vedete sulla destra è la rappresentazione microscopica, quello che vedete sulla sinistra è la rappresentazione media che noi diamo su tutto il sistema. Questa rappresentazione media è legata appunto a queste curve di tensione idrica, in cui noi diamo in ordinate qui l'assorzione in centimetri in centimetri di mercurio. L'assorzione è la pressione negativa che noi misuriamo all'interno del suolo in saturo. Non sapete ancora come lo misuriamo questo, ma lo misuriamo. E questo è il contenuto d'acqua che possiamo stabilire, perché per esempio l'acqua magari se l'abbiamo messa dentro noi. In diversi tipi di suolo noi andiamo a misurare quindi il contenuto d'acqua e la suzione che si viene a misurare, otteniamo queste curve. Queste curve sono chiamate curve di ritenzione idrica, o soil water retention curves. Questa è una rappresentazione ideale delle curve di ritenzione idrica. In un suolo saturo, beh, quali sono le grandezze? Qui abbiamo S, che è la saturazione relativa. L'avevo definita tempo prima come teta
V doppio, il contenuto dell'acqua meno θ r il contenuto residuo diviso la porosità meno il contenuto residuo, e quindi è 1. Quando il contenuto relativo è 1, vuol dire che il suolo è saturo, siamo in questa zona qua. Poi per qualche motivo, per esempio perché è in atto l'evaporazione, supponiamo, perché è in atto un qualche tipo di drenaggio alimentato da monte, da valle, alimentato in qualche modo opportuno, il contenuto di acqua diminuisce. Allo stesso modo diminuisce anche diminuisce la soluzione, qui non è S ma è Psi. Diminuisce la pressione da soluzione. Qui in qualche modo, dopo la tracceremo, c'è un cambiamento, cominciano ad apparire all'interno del nostro suolo dei vuoti. La fase liquida è continua, la fase gassosa è discontinua. In tutta questa fase qua, direi almeno fino ad una pressione pari, ad una suzione pari ad un'atmosfera, perché se no dopo non si può andare sotto, siamo in condizioni in cui valgono le leggi di capillarità. E man mano che diminuiamo qui il valore del contenuto d'acqua, si passa da una situazione in cui la fase liquida comincia ad essere discontinua. Ci sarà una fase in cui entrambe le fasi, sia liquida che gassosa, sono continue e connesse. Continue intendo come connesse tra di loro. E poi ci sarà una fase in cui la fase liquida è disconnessa e la fase gassosa è continua. Questa ultima parte della curva di ritenzione idrica in realtà non è soggetta a forze capillari, perché le forze capillari, voi capite, agiscono fino ad una pressione qui che è pari alla tensione di vapore, dopo di che basta. Non sono le forze capillari sono legate alla relazione che c'è tra l'acqua e l'interfaccia con l'aria. Quando la pressione all'interno è minore della tensione di vapore, le forze capillari non hanno più senso fisico. Tuttavia le curve di ritenzione idrica sono estese anche in questa direzione qua per grandi soluzioni, intendendo che in realtà descrivono altri tipi di interazione, tipo assorbimento sulle superfici, altri tipi di cose che può succedere. Diciamo che storicamente la curva di ritenzione idrica si approssima con delle rette fatte in questo modo, e questo punto S con B si chiama valore di entrata dell'aria. Qui è quando si cominciano a formare dei piccoli vapori di aria all'interno del suolo. Sì, e questo grosso modo dovrebbe essere lo stato di saturazione residua. In realtà le curve di ritenzione idrica non sono propriamente delle curve, ma esiste un fenomeno di isteresi, cioè io parto con una curva di infiltrazione in generale a un contenuto d'acqua, mentre sto riempendo il bibetto d'acqua e suolo, le curve di ritenzione sono, cioè il contenuto d'acqua tende ad essere più basso per il medesimo stato energetico di quando sto invece viceversa evaporando o drenando il suolo. In letteratura ci sono varie spiegazioni di perché questo succede, per esempio ci sono questo fenomeno Pink Bottle. In realtà il fatto è che la curva di drenaggio tende ad essere una
un processo selettivo. In base alla legge di Young-Laplace, la pressione che c'è all'interno dei pori è differenziata a seconda delle dimensioni dei pori. Nei pori più piccoli l'acqua è trattenuta con una pressione, con energia più grande. Quindi in drenaggio si drenano i pori più grandi prima. In evaporazione si drenano i pori più grandi. E poi si drenano i pori più piccoli, perché io vi vedo tutti come se fossi uguali, ma ciascuno di voi ha una forza diversa. Se io comincio a tirarmi, supponendo che io mi possa tirare fuori così, e agisca ugualmente su tutti voi, ci sono alcuni che riesco a tirar fuori e altri che non riesco a tirar fuori perché sono più forti di me. Nessuno probabilmente riuscirebbe a tirar fuori di voi, ma questo è un altro discorso. Ma ad esempio mi serve. Quindi i pori più piccoli tendono a trattenere l'acqua di più. Il fenomeno è un po' più complesso in realtà, perché c'è tutto un rimescolamento di... Quando invece io infiltro, infiltro su tutti i pori, perché se butto l'acqua su una superficie, su questa superficie ci sono pori grandi e piccoli e li riempio tutti. In questo caso l'energia media che ho all'interno di questi pori è inferiore a quella se io avessi riempito solo i pori piccoli. Questa è una situazione di disequilibrio peraltro. È una situazione di disequilibrio perché se io butto l'acqua su tutti i pori, dopo il naturale andamento delle forze microscopiche tende a riportare l'acqua all'interno dei pori più piccoli, costruendo la figura ideale. Però il risultato complessivo, nell'interpretazione che do io, è che si vengono a formare, quando io infiltro l'acqua su tutti i pori, poi pian piano si ridispone in condizioni energetiche opportune e via di questo passo. All'interno ci sono curve che sono chiamate schematiche e il fenomeno comunque è isteretico. Questo a mio parere è un problema ancora aperto che deve essere ben compreso. Di solito però noi non ce ne cureremo del fatto che ci siano comportamenti isteretici, non isterici come mi state diventando voi se non capisco, ma isteretici. In particolare noi quindi andremo a considerare, siccome noi siamo dei dinamici, per così dire, andiamo a considerare la variazione del contenuto d'acqua nel tempo. Nel considerare la variazione del contenuto d'acqua nel tempo, penseremo che il contenuto d'acqua sia una funzione della suzione o della pressione, se volete, sono correlate tra di loro con un segno meno, e possiamo applicare la regola di derivazione normale, cioè se questa è se tende alla funzione di psi, posso fare dt su dpsi su dpsi e dpsi su dt. Quindi la variazione del tempo nel contenuto d'acqua è data da una certa quantità c di psi, che io chiamo in letteratura capacità idraulica dei suoli, per la variazione della pressione. Il bello è, ma poi ci ricordo, che la curva di ritenzione ribaltata di piano qua ha una bella derivata. Se io calcolo la derivata, la capacità idraulica, ha questa funzione qua, cavolo, cioè quella lì sembra una gaussiana, una curva gaussiana. In effetti si può portare il ragionamento un po' più in là. E in particolare io posso esprimere il contenuto d'acqua del suolo come funzione del raggio dei singoli pori. Se io conosco la distribuzione F con R dei pori, qui la porosità l'ho chiamata zeta con S, e quindi posso dire che il contenuto d'acqua del suolo dipende da R
dal contenuto, dai pori che ho riempito, sempre nell'idea che io, in una condizione di equilibrio termodinamico, riempio lo svuoto, prima i pori più piccoli, cioè riempio lo svuoto, prima i pori più grandi e poi i pori più piccoli. Beh, FDR, la distribuzione dei pori, io la integro fra 0 ed R, potevo anche cambiare il nome della variabile di integrazione. Quello che succede quindi all'interno del mio volume di controllo è che una certa distribuzione dei pori, supponete qua non può essere una gaussiana perché va a 0, ma in certe condizioni possiamo anche approssimare con una gaussiana. Qui l'ho usato una log normale. Tutti i pori più piccoli sono riempiti, fino a un certo polo più grande che è a raggio R. I pori più grandi di R non sono riempiti. Quando io imbibo, immetto dell'acqua nel mio sistema, o tolgo dell'acqua, cioè immetto dell'acqua nel mio sistema, mi sposto di qua, riempio, per esempio, passo da R grande a R grande primo, quando tolgo acqua mi sposto da R grande qui ad R secondo, sempre in modo ordinato. Questa è l'interpretazione dei fatti che io do, che non è l'interpretazione vera, però è un'interpretazione funzionale ad ottenere un certo insieme di relazioni. In particolare è un modo per ottenere, non so che sto andando sforando, perdono, questo mi serve per provare la relazione con le curve di tensione idrica. Quella di sopra è l'equazione che avevamo visto prima. Questa è la solita legge di Young e Laplace. La legge di Young e Laplace dice che il rapporto tra la pressione all'interno dei singoli capillari e il raggio del capillare è una legge di proporzionalità inversa. Qui ho anche messo un segno meno perché la suzione è positiva, mentre per tornare qui il segno meno è per dire che il ciclo M è negativo. Questa è l'energia per unità di superficie curva. Questo 2 viene fuori dalla trattazione. Questa è il peso specifico dell'acqua. La posso invertire questa formula ed ottenere la relazione che mi lega R al potenziale di suzione. E posso fare un cambiamento di variabile nell'integrale di sopra. L'integrale di sopra non è altro che la rappresentazione di questa curva qua. Salvo il fatto che qui ho chiamato R piccolo l'estremo superiore di integrazione, nel disegno l'ho chiamato R grande. Però posso fare quindi a questo punto un cambiamento di variabili. Se faccio il cambiamento di variabili usando la legge di Young e Laplace, cosa ottengo? Ottengo theta W, il contenuto d'acqua del suolo, dettagli, una funzione della suzione di che cosa? Dei pori più grandi. Questa cosa è stata formalizzata da Kosugi in un lavoro del 1999, quindi e mi dice praticamente che la capacità idraulica non è imparentata in questo modo funzionale con la distribuzione dei pori, nell'idea che il drenaggio e il riempimento dei pori all'interno del suolo venga in maniera ordinata. Beh, qui ci sono dettagli sui calcoli, come sono stati fatti i calcoli, quali identità ho usato. E la cosa che io vi ho ricavato allora è che questa espressione qui sarebbe l'espressione delle curve di ritenzione idrica, dove F
è una certa distribuzione, per esempio la distribuzione logaritmale. E questo lavoro di Cosugi 1999, non 94. In realtà in letteratura ci sono, vengono usate altre espressioni di questa legge, che sono espressioni parametriche ottenute dal punto di vista sperimentale, cioè interpolando i punti sperimentali, ma il cui andamento è assolutamente compatibile con l'interpretazione che abbiamo dato. Quindi nel caso per esempio della curva di Banding-Lupton, che è la seconda che vedete lì, la distribuzione dei poli avrebbe questa espressione che dipende da un certo numero di parametri sui quali poi ragioneremo venerdì meglio. E questa è una rappresentazione grafica della curva di ritenzione idrica. Eccole qua. Ma poi queste le vedremo tutte nel laboratorio. Scusatemi per i 10 minuti che abbiamo.